Buonasera ragazzi, questa sera voglio registrare questo tutorial per insegnarvi a caricare programmi personalizzati sul vostro orologio Garmin. Partiamo dalle funzioni di base. Come vedete noi siamo la nostra pagina Garmin Connect, eccoci qui, siamo sulla pagina iniziale. Da qui per creare il nostro programma andremo sul menu laterale a sinistra, andremo sotto il menu a tendina allenamento, cliccheremo su allenamenti. In allenamenti troviamo gli allenamenti personali e qua possiamo creare un allenamento. Prima di crearlo dobbiamo selezionare la tipologia di allenamento. In questo caso selezioneremo la corsa. E poi andremo a cliccare su Crea allenamento. Qua sopra c'è un nome che verrà poi cambiato da voi, viene messo di default allenamento di corsa con il numero tra parentesi. Sempre di default viene aperto un programma formato da tre blocchi, formati in questo momento da un riscaldamento corsa, un blocco di corsa, un blocco di defaticamento. Questi tre blocchi possono essere completamente personalizzati, si possono aggiungere blocchi o cancellare blocchi. Allora, noi in questo caso proviamo a utilizzare quelli che ci sono andando a modificare le funzioni che ci interessano. Il primo blocco lo lasceremo come riscaldamento. Dobbiamo selezionare una durata per il riscaldamento. La durata la sceglieremo sotto forma di tempo e metteremo per esempio 10 minuti, 10, 2 punti, 00, 10 minuti e 0 secondi. Sotto aggiungi altre info, selezioneremo un obiettivo di intensità e sceglieremo l'intensità riscaldamento. Per cui noi avremo un blocco di riscaldamento di 10 minuti in zona frequenza cardiaca 1 di riscaldamento. La corsa. Il blocco della corsa, anche qui potremo selezionare una durata. In questo caso proviamo a selezionare una durata di distanza. La durata di distanza, che in questo caso sarà in chilometri, la andiamo a scegliere di 3 km. Proviamo a mantenere l'allenamento sulla zona di frequenza cardiaca, anche se in realtà potremmo scegliere il passo, la velocità o la cadenza. Aumentiamo la frequenza cardiaca aerobica, quindi avremo 3 km in zona frequenza cardiaca aerobica. A questo punto abbiamo il riscaldamento e la corsa. Io però non voglio terminare qui il mio allenamento, quindi cosa faccio? Aggiungo una fase. Qua in alto a destra clicco, viene aggiunto un blocco che farò scorrere in alto in modo da avere subito sotto l'altro. Rimarremo selezionati sulla corsa, voglio comunque una distanza come limite e inserirò un'altra distanza di 3 km. Io qua adesso mi sto inventando un qualcosa sul momento, proviamo a dire che per 3 km noi correremo in zona frequenza cardiaca di soglia. Sempre inventando e improvvisando, aggiungerò un'altra fase, sempre facendo scorrere sul mio blocco di corsa e ci metto altri 3 km, per esempio, e andiamo a mettere di nuovo una zona di frequenza cardiaca aerobica. Quindi io in questo caso avrò un allenamento di oltre il riscaldamento di 9 km con un andamento a cuspide, perché vado a salire di frequenza cardiaca nella zona centrale e poi a ridiscendere. Nel defaticamento, che lasciamo così, cioè lo lasciamo come defaticamento, andremo a mettere invece che una distanza, rimetteremo il tempo a diciamo 5 minuti con un obiettivo di intensità facile, quindi andiamo a scendere. Noi abbiamo creato così in pochi
secondi, pochi minuti, un allenamento diciamo non complesso che però comporta varie fasi. Questo allenamento noi lo possiamo, innanzitutto lo rinomineremo, che ne so, per esempio allenamento zona, inventiamocelo, cuspide, non vuol dire niente, però in questo momento non mi viene in mente niente di meglio. Ok, gli dico che va bene così. E in questo caso faremo subito dopo salva allenamento. L'abbiamo salvato, volendo potremo aggiungere delle note, cioè sotto ogni blocco noi potremo aggiungere delle note, per cui delle precisazioni sul tipo di cosa da fare in quel blocco. Comunque, in questo momento non ci interessa farlo. Qua sopra abbiamo un'opzione in alto a destra che invia al dispositivo. Cliccando su questo pulsante, l'allenamento verrà inviato al vostro orologio. Ora io non lo posso fare dal computer perché sto utilizzando Linux e con Linux non mi funziona il programma residente, quindi non lo posso fare. Voi con Windows lo farete. L'attività inoltre dove la troverò? La troverò sotto allenamento, allenamenti personali. Eccolo qua. Allenamento cuspide. Sì, lo so, fa schifo il nome, lo cambieremo, anzi, tanto lo devo poi cestinare. Se io leggo qua, cos'è? Un allenamento di corsa che l'ho modificato l'ultima volta oggi e la data di creazione è quella di oggi. Posso fare alcune operazioni, tra cui sull'icona del calendario posso aggiungere questo allenamento al calendario, quindi programmarlo in modo tale che mi venga proposto in una certa data, o posso anche da qui inviarlo al dispositivo, sempre nello stesso modo di prima, attraverso il programma residente sul PC. In alternativa, siccome io ad esempio non riesco a farlo dal PC, potrò aprire l'applicazione che ho sul cellulare, sullo smartphone. Sull'applicazione vado a trovarmi anche lì il mio qua ho una notifica, guarda te, c'è Alice Gualdi. Vado a trovarmi il mio allenamento sull'applicazione e in alto a destra troverò l'icona del telefonino con la freccina che, se la clicco, svolge la stessa funzione di questi tasti, cioè mi invia l'allenamento all'orologio. Dopodiché, sull'orologio, come trovarlo, ve lo dirò in un secondo momento. Grazie di avermi seguito, spero di essere stato utile. Abbiamo avuto alcune intrusioni di messaggi e notifiche varie. Qua continuano a insistere, devo andare a rispondere. Ci sentiamo presto. Ciao a tutti!